Ciao ragazzi, buonasera, più che buongiorno. Siamo in diretta dalla mia giungla, possiamo dire. Allora, questo è un video che voglio dedicare a una fragranza alla quale è da molto tempo che sto dietro. Un profumo che ultimamente non riuscivo a trovare in nessun negozio fisico. Stiamo parlando allora di una fragranza di Montal. E secondo voi perché proprio mi sono messo nella giungla? Beh, niente è a caso, proprio perché stiamo parlando di Tropical Wood di Montal. Allora, partiamo dal presupposto che io mi sono avvicinato al mondo della nicchia non da moltissimo tempo, mondo della nicchia che sinceramente mi sto interessando più che altro proprio ai profumi Montal che mi hanno colpito. E devo ringraziare Cristiana perché seguendo i suoi video mi sono proprio appassionato e questa è la quarta fragranza di Montal che io ho. Mi ricordo anni fa che stavo vagando, girando, per strada e stavo passando in questa via dove c'è questa profumeria di nicchia dove sono rimasto colpito, proprio dall'immagine che vi ho messo inizio video. Quell'immagine con i due pappagalli dove c'è appoggiata la boccetta di profumo in questa foresta pluviale amazzonica, chiamate come volete, scusate la faccia, ragazzi, sono appena arrivato dal lavoro e ho detto, visto che c'è un po' di luce strutto, e farò dopo la doccia. Comunque ero rimasto affascinato da questa foto, nonostante poi non mi interessò più di tanto, però mi era piaciuta questa foto. A distanza di, cosa sono, 4 anni perché è uscita nel 2016, probabilmente l'ho vista nel 2016, ma io alla nicchia mi sono avvicinato nel 2019, quindi un anno fa, mi sono ricordato di questa immagine e sono andato a vedere sulle varie, scrivendo Montal, queste cose, le varie foto, sono uscite le varie locandine, dove appunto ho visto la foto di questo profumo, al che ho detto... Voglio andare a provarlo a sentire se mi piace. Solo che il problema è che quel giorno, quando andai a sentire più di una fragranza, non mi ricordavo più dove avevo messo il Tropical Wood. E dato che in quel momento ne erano spruzzate diverse, non sono riuscito a capire bene, a studiarmelo bene e quant'altro. Quindi, cosa ho fatto? Ho chiesto appositamente alla profumeria se avesse una fialetta da darmi da provare. Perché comunque volevo sentirlo bene. Tra le altre cose, già il profumo non l'avevano più. E in nessuna profumeria fisica, ne ho chiamate tante, avevano più questa fragranza, perché è un profumo, diciamo, abbastanza, rispetto a tutte le varie fragranze di Montal, un pochino più, cioè, più fresco, anche se comunque non è che io posso dirvi questo profumo è fresco, mi fa venire in mente, non so, Light Blue. No, assolutamente. È fresco rispetto a tutte le altre fragranze di Montal, però... sì, fresco, ma nì, nel senso, boh, comunque sicuramente più leggero delle altre, ecco. Comunque, mi sono fatto dare il sample proprio e quindi niente, mi sono fatto fare un samplino di questo profumo. Ragazzi, mi sono innamorato, cioè mi sono letteralmente innamorato di questa fragranza a tal punto da... rimanerne veramente folgorato, innamorato, e ho cominciato poi a chiamare la profumeria che mi ha mandato, ho detto: ma quando è che vi arriva questo profumo? Quando vi arriva? E non lo sappiamo perché dalla Francia, quant'altro, insomma, perché Montale è un marchio francese, come tutti sapete. Poi col Covid e tutte queste cose, insomma, è un po' un casino. Vabbè, comunque, morale, questo profumo non gli è arrivato, gli sono arrivati degli altri, ma questo non gli è arrivato, come non ho provato a Vercelli, ho provato a Novara a chiamare, ho provato a no, Borgo Manero, cos'era, non lo so, comunque niente, non si riusciva a trovare. Morale della favola, dopo tutto questo giro di parole inutili, dalla mia giungla, in diretta dalla mia giungla, iniziamo a parlare del profumo vero e proprio. Allora, la confezione, come potete vedere, è dorata. Quindi è già quella fascia un pochino di quelli, cioè un pochino, quelli base di solito hanno la confezione nera e la boccetta dentro è color argento. Questa qui è la confezione dorata e quindi costano un pochino di più. Allora, la confezione è sempre così. Madonna, si sente già da qua, ragazzi, incredibile. Ha il cordino dorato e questa sorta, no, io non saprei neanche come dirlo, gommino, non è un velluto, no, che cos'è che è? Comunque, voi che conoscete questo astuccetto, comunque non saprei neanche come definirlo, ragazzi.
bellissimo, quant'altro. Morale della favola, scusate, sento un rumore da fuori. La boccetta è stupenda, cioè guardate che bello. Allora, è di un verde acqua degradé in oro. Allora, ragazzi, io non so come dire, è stupendo, meraviglioso. Allora, il profumo è del 2016, è un unisex, scusate, mi ero preso degli appunti. Il naso chiaramente è Pierre Montal, è uscito in concomitanza ad altre due fragranze nel 2016. Insieme a questo profumo è uscito Oud Lagoon, che purtroppo non è stato commercializzato in Italia, e So Amber, che invece So Amber credo che ci sia, ma io non l'ho mai sentito. Comunque, nella testa di questo profumo abbiamo il frutto della passione, l'ananas e il legno di agar, cioè l'oud. Allora, io sinceramente l'ananas non ce lo sento granché, ci sento il frutto della passione, ci sento l'oud, però è quell'oud più delicato, non il classico oud di Montal, molto prepotente, bello, no, è un pochino più, appunto perché sarà un po' con questo sentore fruttato dell'ananas e del passion fruit, probabilmente è più ammorbidito. Nel cuore abbiamo rosa bulgara e violetta. La rosa ce la sento, la violetta sinceramente no, perché dovrebbe dare anche questo sentore un po' talcato, ma io sinceramente non ce lo sento. Nella base abbiamo cuoio, muschio bianco e vaniglia del Madagascar. Allora, questo profumo, ragazzi, la cosa fantastica che risentendolo oggi, adesso non me lo spruzzo perché è sprecato, perché comunque ah, l'avevo spruzzato qua. Poi sono puzzolente, sinceramente mi spiace di spruzzarlo ancora. La cosa fantastica di questo profumo è veramente un viaggio, è veramente come vivere in un viaggio entrando nei tropici, anche se non ci sono mai stato, veramente mi dà questa sensazione. E quello che poi volevo dire, la cosa bellissima è che mi dà questa sensazione di sentire questo odore di umido, ma di umido e di foresta. Tropicale, appunto, mi dà questa. Ha un sentore un po' umido, ma è una cosa positiva, non brutta. Questo è un profumo anche caldo e un po' umido che mi dà questa sensazione. Ragazzi, è fantastico, è magico. Io non so se voi avete già sentito questo profumo, cioè, veramente è una cosa. Io non ho parole per descrivere veramente quanto è buono questo profumo. È una cosa pazzesca, cioè, veramente non ve lo so dire, è fantastico, cioè, veramente non ho parole per. Sono estasiato, ammaliato. Io non ho mai sentito. Io penso che questo sia veramente un grande, grande amore per me e lo sarà. Secondo me questo profumo può essere usato anche in inverno, anche in primavera, in estate, in autunno. Secondo me se le può fare tutte le stagioni questo profumo. Non so altro che dirvi se non dirvi che mi sono innamorato follemente di questa fragranza ed invitarvi ad andare a sentirlo se non l'avete sentito, perché è veramente tanto tanto buono. È anche un po' dolce, ma non troppo. È dolce e fruttato, però non è quel dolce nauseabondo, comunque un dolce stucchevole. C'è la vaniglia che si sente, ma è una vaniglia morbida, calda, non morbida, non so come dire. Poi con questo sentore di tropicale, di umido, non lo so, veramente è una cosa fantastica. È difficile, veramente difficile spiegare questo profumo di Montal, perché veramente io sono follemente innamorato. E quindi, ragazzi, se vi capita, andate a sentirlo perché è veramente top. Io dalla giungla vi saluto, spero che la mia recensione inutile vi sia servita a qualcosa. No, vabbè, inutile, scherziamo, insomma, vabbè, scherziamo un po'. E vi mando un grosso bacio e a presto, al prossimo video. Ciao!